Ciao, sono Guido. Oggi prepariamo il cuoppo all'italiana, un fritto vegetariano praticamente con melanzane, polpa di pomodoro, patate bollite, uova, pan grattato, farina, sale, pasta cresciuta e olio per friggere. Prepareremo prima di tutto la salsa al pomodoro con la polpa di pomodoro, versando l'olio per la frittura e la polpa di pomodoro. La mettiamo sul fuoco e saliamo. Nel mentre peliamo e schiacciamo le patate. Si può fare tranquillamente anche a mano perché le patate sono già bollite. Andiamo a spegnere la polpa di pomodoro e a togliere l'olio in eccesso per evitare di andare a bagnare troppo la pasta cresciuta. Ora andiamo a schiacciare le patate, magari con una forchetta, in modo tale da lasciare dei pezzettoni un po' più grossi e far sentire la patata in bocca e non far pensare a chi mangerà queste crocchette di aver preso una cosa preparata. Ora andremo ad aggiungere sale e uovo nel composto per renderlo più omogeneo e amalgamare il tutto. Andiamo a porzionare le nostre crocchette di patate con le mani e ci sporcheremo un po' le mani. Una volta porzionate le andremo a impanare nel pan grattato. Ora andiamo a porzionare la pasta cresciuta. Dopo aver fatto le crocchette più brutte del mondo, perché perlomeno rimangono artigianali. Mettiamo un po' di farina sul pianale. E lavoriamo un po' la pasta fino a quando diventa meno grinzosa possibile. Infariniamo il mattarello. E appiattiamo le palline più grosse. In ultimo andremo a tagliare la melanzana. Esclusivamente gli esterni di questa. Perché l'interno diventerebbe troppo morbido. Infariniamo le melanzane. E ora andremo a friggere il tutto, cominciando dalle melanzane, per non sporcare l'olio, passando alle pizze della pasta cresciuta, le palle di pane e le crocchette. Formiamo il cuoppo. In ultimo, porremo la polpa di pomodoro sulle pizze per fare in modo che non si ammorbidiscano troppo. Il nostro cuoppo così è pronto.